Manca veramente poco la sfida di questa sera delle 19 in un Mapei Stadium dove stanno continuando i lavori. È stata praticamente ultimata la parte dei distinti centrali alta dove sono stati riposizionati i nuovi seggiolini. Il colpo d'occhio sarà veramente molto ma molto importante. Arriva la Fiorentina di Paolo Sousa che sta facendo un ottimo campionato. Addirittura questa sera vincendo potrebbe trovarsi in testa alla classifica in caso di risultato favorevole a Napoli. Il Sassuolo invece vincendo potrebbe praticamente portarsi a 2 punti dalla Roma e superare nuovamente la Juventus che è stata dietro fino a qualche settimana fa alla formazione neroverde. Formazione neroverde che deve riscattare lo stop della scorsa settimana a Marassi contro il Genoa dove è stata castigata da un gol dell'ex Leonardo Pavoletti. La Fiorentina dovrebbe giocare col 3-4-3, questi gli uomini scelti da Paolo Sousa, Tata Rusano in porta, la difesa con Tomovic, Rodriguez e Astori, ovviamente sto leggendo un foglio, Bernardeschi, Badel, Vecino e Alonso in avanti, Borgavallero, Kalinicheli, ci bisognerà però capire quale sarà effettivamente il giusto posizionamento di questi giocatori sul terreno di gioco. Il Sassuolo consigli in porta la classica difesa composta da Versalico, Cannavaro, Acerbi e Peluso. Centrocampo con Duncan, Magnanelli e Missiroli. Missiroli ha giocato tutti quanti i minuti di questa stagione. Di Francesco non ha tolto neanche al risultato acquisito davanti. Questa è la più probabile scelta di Di Francesco. Floro Flores, De Frel e Sansone. Però potrebbe esserci un ballottaggio fra Floro Flores e Flocker. In questo caso sarebbe diversa la posizione di Grégoire De Frel, una partita che potrete seguire sulle colonne di tuttosassolocalcio.com al termine di un ampio post partita con audio, pagelle, interviste e anche dei momenti video. Buona serata!